Abbiamo assistito a uno spettacolo di sciacallaggio politico in continuità con quello che è stato fatto subito dopo la tragedia di Genova, così come all'Ilva, così nelle varie situazioni del paese. Una vergogna, non ci sono state proposte, non si è capito cosa voglia fare il governo, le divisioni interne al governo gli impediscono di dirci qualsiasi cosa concreta da fare nell'interesse degli italiani. Noi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto per non far pagare i mutui alle case che sono state danneggiate, una ZES, una zona economica speciale per il porto. Genova è una città che ha bisogno di investimenti e anche un'idea su chi ricostruirà il ponte nel più breve tempo possibile, chi costruirà la gronda se verrà costruita. Queste erano le cose che noi ci aspettavamo, verità su quello che è accaduto, responsabilità almeno iniziali di quello che è accaduto e soprattutto proposte per il paese, per l'economia del territorio, per le famiglie. Dal ministro 5 Stelle un'audizione propagandistica con tante parole, tante polemiche e zero fatti concreti. Chi governa ha la responsabilità di individuare soluzioni e di indicare le risorse. Lei non ha fatto nulla. Lei è venuto oggi qui a dare dei dati che leggendo un qualsiasi quotidiano non avremmo già potuto ricavare. Lei oggi qui aveva un obbligo di verità alla quale io adesso la inchiodo. Lei doveva sollevare la commissione, doveva impiantare non due giorni fa, una settimana fa, una commissione totalmente nuova che garantisse a Genova e all'Italia la verità su qualcosa che noi non solo non abbiamo, ma che continueremo a non avere, perché fino a quando lei continuerà a mettere lo specchietto retrovisore, verrà qui a fare una puntata in cui persino Bruno Vespa le avrebbe detto di alzarsi e andarsene, per la pochezza delle cose che ci è venuta a dire. Qui non si fa la storia del passato, qui si piangono e ci vuole la verità su morti, su familiari che piangono. Non ha dato una risposta alle domande che il PD ha fatto. Presidente, su Genova, non ha detto una parola sulle misure su Genova. Non può concludere così. Io chiedo al Ministro di rispondermi, per favore. E anche sui dati, scusi Presidente, non sono intervenuta prima, ma io vorrei invitare, visto che ha citato dei documenti ufficiali. La seduta è chiusa. Cortesemente. La seduta è conclusa. Vabbè, complimenti.